Andiamo con un altro servizio, Emporio della Solidarietà della Caritas Diocesana. Grazie alla provincia, grazie al comune, grazie alla fondazione, è nato questo, e alla Caritas naturalmente, è nato questo bellissimo servizio per le persone che non riescono a finire il mese, che hanno una piccola pensione, che non ci riescono, che sono senza lavoro. Allora potete andare benissimo alla Caritas o in provincia o in comune e potete chiedere questa tessera, date le vostre generalità naturalmente questa tessera, e ci saranno 40 punti e potete scegliere i prodotti che ci sono qua e saranno naturalmente tirati giù i punti e voi potete acquistare tutti i prodotti. Bene, vogliamo ringraziare anche i volontari che sono veramente importanti. E vogliamo anche dire che la Caritas ha detto che se non volete proprio farvi vedere saranno loro a telefonarvi, ecco, piano. Diciamo in marzo di quest'anno, sì. Dopo aver unito le forze di tutte le realtà, quindi Gorizia, che si occupano delle persone in difficoltà, è stato deciso appunto di creare un unico punto di distribuzione dei viveri e di prodotti di igiene della casa della persona per poter anche fare un grande lavoro di raccolta di prodotti, che questa è diciamo, un po' la novità, no? Anche cercare di recuperare tutti i prodotti che andrebbero buttati da parte di aziende produttrici, aziende o grandi supermercati. Infatti noi ritiriamo tanti prodotti che sono ancora buoni, ma non più vendibili, e li distribuiamo in questo centro. Benissimo, senza per usufruire su questo. Le persone che hanno così attualmente dei problemi economici, che soprattutto non riescono ad arrivare alla fine del mese, possono fare la richiesta nei vari centri di ascolto, nelle parrocchie, presso la Caritas, presso la San Vincenzo, presso la Croce Rossa e anche ai servizi sociali del comune. E questi poi verificano la situazione di effettivo disagio e poi ci rimandano qui. Noi qui mettiamo una tessera che ha a punti e con questi punti fanno la spesa, no? Mensile, il punteggio mensile, viene stabilito soprattutto in base al numero di componenti della famiglia. E la pensione bassa naturalmente, no? Sì, sì, se ci sono pensioni basse, gente che ha perso il lavoro, gente che ha troppo poche entrate. Sì, i problemi, ecco. Abbiamo, in questo momento abbiamo già emesso 380 tessere circa, di cui metà sono italiani, metà stranieri. Comunque ci siamo in tanti, no? Sì, vengono qui tutte le persone dell'ambito Alto Isotino per un accordo con il comune. Comunque mi hanno toccato anche un'altra cosa, io ho visto anche tanta delle cose di qualità, non è che ci... Sì, perché appunto qui noi riceviamo i prodotti dal Banco Alimentare, no? Che fa la colletta annuale. Ah, quella famosa colletta, Colletta appena fatta, poi i prodotti AGEA che sono eccedenze alimentari. E poi donazioni da altre aziende. In questo momento ritiriamo prodotti dall'Ipercop, dall'Eurospar, dall'Ipersimpli, poi abbiamo donatori come delle aziende private. Ah, uno può benissimo portare. Anche privati, facciamo anche delle raccolte nelle parrocchie, raccolte anche noi in qualche supermercato se ce lo permette. Comunque una bella iniziativa, in questi tempi qua. Sì, tutto è nato con un comitato promotore che è composto dalla Caritas, dalla provincia, dal comune e dalla fondazione Cassa di Risparmio, che ci danno dei contributi per andare avanti, soprattutto sui servizi per avviare queste opere, aiuti queste persone che hanno problemi. Sì, aiuto, no? Distribuisco il fresco che arriva appunto da queste donazioni da parte dei supermercati e distribuirlo al meglio in modo da poter accontentare tutti e tutte le richieste che comunque possono avere. Sento una bella idea questa, no? Perché gente che non ci arriva alla fine del mese ha la possibilità, praticamente con 40 punti, no? Di venire a acquistare ogni mese, no? Dovrebbe essere, o no? Ogni mese, sì. Ogni mese c'è questa tessera. 40 punti che possono sfruttare acquistando, prendendo tutto quello che riescono a trovare, insomma, quello che si trova. Va bene, grazie mille. La Caritas è venuta la situazione che c'è in giro della crisi alimentare, io sono venuto qua per dare una mano ai volontari
molto volentieri e con volontà. Il grande Bonetti, il presidente dell'Hockey, no, diciamo. Grandissimo Bonetti. Che, dell'ex Hockey, e naturalmente che viene a prestare la sua opera. Sì. Per le persone che hanno dei problemi, naturalmente. Sì, no? Per prestare la mia opera qui, ho cominciato nel mese di maggio, perché mi sono trovato anch'io in un periodo di estrema difficoltà con il mio lavoro, e mi avanzava del tempo libero, che ho deciso di dedicarlo qui con passione e spero con competenza nel limite. Eccoci. Esatto. Sì. Quindi il mio appello è senz'altro rivolto a tutte quelle associazioni che a Gorizia possono contribuire, perché questo qui è un banco alimentare che deve ingrandirsi, io dico purtroppo, perché logicamente quando si ingrandisce il banco alimentare vuol dire che in giro c'è miseria. E c'è problemi. In giro c'è tanta miseria, perché basta vedere che qui siamo arrivati a circa 400 come famiglie e metà sono italiani, quindi sono dei dati che devono far molto riflettere, non solo i goriziani, ma i bisontini. Logicamente questo può avere anche un risvolto politico. Vedendo tante persone in questo modo qua, non so cosa, si ritorna indietro? Ma per conto mio non è che si ritorni indietro, per conto mio siamo stati mal governati da troppo tempo, sì. Decisamente mal governati. Quindi c'è una voglia di facce nuove, siamo stanchi di vedere sempre i soliti e c'è una gran voglia di vedere delle facce nuove, indifferentemente. Ma delle facce che veramente siano nuove, perché lei ha visto i nomi, sì, che sono presentati al governo, non sono dei politici, sono riusciti lo stesso a fare bene. E quindi c'è questa voglia qua. Quindi noi parliamo 40-50 anni di grossi errori. E logicamente adesso tutti, sì, i nodi vengono aperti. Senta, signor Bonetti, vuole fare gli auguri a tutte le persone che vengono qua, a tutti gli amici di Gorizia, sì, TV, a tutti gli amici dell'Hockey, sì, perché diciamo che Gorizia anche ha perso un po' tutto. Beh, Gorizia nello sport ha perso tutto, tutto, direi, tutto, inesorabilmente, inevitabilmente tutto. E quindi il mio augurio, sì, sono a tutti gli sportivi, logicamente come primis, e mai demordere, sempre avere fiducia che prima o dopo si riuscirà a saltare fuori da questa bruttissima situazione. Sì. Si ritorna, no? Si ritorna, speriamo si ritorni. Ecco. Tanto io sarò nell'oltretomba. No, scherza, sì. Questo. Lei prende la pensione, no, signor Bonetti? Sì, prendo la pensione. E allora lei deve vivere fino a 120. No, mi uccideranno prima, guarda. Va bene, allora saluto a tutti. Grazie, va. Bonetti, ecco un altro volontario. Auguri a tutti quanti. Ecco, di buon Natale. Buon Natale. Paolo, dica. Beh, io capisco che le persone che hanno una certa difficoltà a venire qui, eccetera. Non è così semplice superare gli sguardi della gente, perché la gente vede chi viene alla Caritas, eccetera. Quindi in questo senso anche li capisco, certamente se uno poi ha bisogno estremo verrà, però il nostro lavoro in questo momento è teso soprattutto a far sì che le persone che non vengano possiamo incontrarle a casa loro. Stiamo cercando così di mettere in atto dei progetti in questo senso, per andare a incontrare le persone dove vivono e cercare di aiutarle senza obbligarle a venire qui. Ecco, un atto di solidarietà veramente eccezionale, diciamo. La Carità si è veramente imposta su questo problema che ormai in Italia siamo in tanti, Don Paolo. Sì, cioè la povertà purtroppo aumenta, per cui insomma, sono forme di risposta che fanno parte della tradizione della Chiesa, perché la Chiesa ha sempre cercato nella sua storia di rispondere ai bisogni soprattutto delle persone più deboli, più fragili, quelle che fanno più fatica a vivere. Ecco, la fantasia della carità la chiamava Giovanni Paolo II, ecco, questo è quanto la Chiesa sta mettendo in atto, non solo attraverso questo emporio, ma anche attraverso altre iniziative in questo senso. Penso al Banco Alimentare, penso a tutte queste realtà che collaborano e lavorano proprio perché coloro che sono nella necessità non si sentono soli, ma possono trovare una risposta, e anche se possibile. E viva la vita, no? Andiamo, ecco, con gli auguri di buon Natale. Ecco, fate gli auguri di buon Natale. Buon Natale. Benissimo.